È arrivata l'estate e quindi mi è venuto in mente di parlare dell'estate, del caldo e come gestire e come comportarsi nei confronti dei nostri animali. Allora, cosa importantissima sicuramente è contattare il vostro veterinario per avere dei consigli appropriati sulla gestione del cane durante un colpo di calore e come nutrire e alimentare il vostro cane per renderlo idratato e a sua volta per non avere delle carenze nutrizionali specifiche per questo periodo caldo. E cosa fare per portarlo a mare? Portiamo il cane a passeggio negli orari più freschi, quindi sicuramente dalle 7 alle 9 e dopo le 18. E non sono un amante del cane in spiaggia, a meno che non sia con le giuste accortezze, e a sua volta ricordati sempre di idratare il cane e farlo bere il più spesso possibile, cambiare sempre l'acqua. Ricordiamoci che la temperatura corporea del cane è differente alla nostra, è 24 gradi centigradi di temperatura ambientale, l'asfalto è di 51, quindi stiamo sempre attenti nell'area di punta di non portare il cane a passeggio per strada.